Fu aperta nel 2002 una sede degli NGV a Grotta Minarda con l'obiettivo di creare una struttura di ricerca per la sismologia e l'ingegneria sismica in un'area più volte colpita da forti terremoti come quello del 23 novembre 1980. Oggi, a distanza di 35 anni dalla catastrofe, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha organizzato con l'Ordine dei giornalisti della Campania un confronto sulla corretta informazione scientifica rispetto ad eventi calamitosi, non dimenticando la deontologia professionale. Il sistema di informazione è cambiato moltissimo. Se noi ricordiamo, e tutti ricordiamo, quel giorno di 35 anni fa, le difficoltà che ci furono appunto anche proprio nella comunicazione, nell'informazione, anche se ci fu subito la mobilitazione dei giornalisti, ovviamente, insomma. E immaginiamo, diciamo, invece come sarebbe stato tutto. Purtroppo i morti sarebbero stati gli stessi, ecco, però se ci fosse stato all'epoca i social, ecco, come sarebbe stato tutto più rapido, così come i siti internet, così come un sistema come c'è oggi più diffuso di televisioni, web TV, eccetera. E poi l'ordine qui, io voglio ringraziare veramente l'Istituto di Vulcanologia, abbiamo già organizzato con loro un corso a Napoli, però avevamo detto appunto di volere poi essere presenti sul territorio e quindi come formazione e aggiornamento professionale eravamo stati già diverse volte ad Avellino, oggi siamo a Grotta Minarda e quindi continuiamo a essere molto presenti nei territori, nelle zone interne, un po' in tutta la Campania. Molti passi in avanti sono stati fatti anche per comprendere fenomeni sismici e Grotta Minarda e lo studio del terremoto dell'80 hanno avuto un ruolo fondamentale per migliorare e sviluppare la rete sismica nazionale. Questa sede è una delle risposte più concrete effettivamente che gli NGV dà proprio al territorio irpino e quindi il monitoraggio del territorio nazionale che facciamo noi lo facciamo anche dalla sede di Grotta Minarda e da questa sala di monitoraggio. Noi oggi registriamo migliaia di terremoti ogni giorno, circa 20.000 nel 2014, quindi questo ci aiuta sicuramente a studiare effettivamente i terremoti e cercare di capire come essi avvengono. Ci sono a livello tecnologico dei miglioramenti, delle migliorie apportate qui a Grotta Minarda? Ma Grotta Minarda ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della rete sismica nazionale, soprattutto nel centro-sud Italia. Dal 2004 ad oggi noi abbiamo installato tantissime stazioni e adesso tutta la gestione di queste stazioni è affidata al personale della sede di Grotta Minarda. E poi Grotta Minarda, essendo su questo territorio, ovviamente fa un'opera anche di prevenzione attraverso conoscenza, divulgazione scientifica con le scuole e con i vari enti locali. La conoscenza è la nostra prima arma per difenderci dai terremoti. Quindi conoscenza significa studiare i terremoti, monitorarli, quindi con strumenti, reti sismiche, reti geodetiche, con esperimenti che si fanno in laboratorio, in tutti i modi possibili per avvicinarci sempre di più a capire che cosa succede quando avviene un terremoto. E in questi anni, appunto, sia qui da Grotta Minarda che poi in tutte le nostre sedi nazionali, abbiamo fatto molti passi avanti per la comprensione dei terremoti. Non siamo ancora in grado di prevederli, questo è noto, però abbiamo fatto moltissime diciamo, scoperte che ci hanno portato ad avere delle mappe di pericolosità più affidabili di quanto non fosse 30 anni fa o 35 anni fa e queste mappe sono quelle su cui poi si basa l'opera di prevenzione sismica, quindi le norme tecniche per le costruzioni sono basate sui dati che vengono prodotti dai geologi, dai sismologi, dai geodeti del nostro istituto e di altri enti.